Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi, dopo tanto tempo, vado a riprovare il Galaxy Note 8. L'avevamo già visto nella versione nera. Questa è la versione Maple Gold. Guardate quanto è bello questo smartphone. Quindi il frontale è nero, il contorno e la back cover in vetro realizzata in questa colorazione veramente molto chic. Andiamo a vedere come si comporta il Note 8 dopo qualche settimana di utilizzo, se è veramente il top di gamma di questo 2017. Guardiamo il video! Innanzitutto prendiamo il Note 8, mettiamolo nei pantaloni, nella tasca anteriore dei jeans. Guardate quanto è grande, una bella fetta di telefono nella tasca. Ovviamente non ci sta perché esce di questo pezzo qua, quindi in tasca, insomma, anche a camminare, vedete, non è che sia proprio comodo. Il Note 8, ragazzi, è realizzato veramente bene con tutto vetro, quindi molto delicato ma molto molto premium a livello di materiali. Abbiamo lo speaker nella parte bassa, la pennina che esce, la S Pen famosissima, quindi tutti voi penso la conoscerete, questa doppia cam che vi permetterà sia lo zoom da 1x a 2x in un attimo e una visione più grandangolare della scena. Le due cam insieme formeranno una immagine veramente al top, con sfocatura di sfondo, effetto bokeh veramente ad alti livelli, forse la miglior fotocamera presente sul mercato ad oggi. Abbiamo anche il rilevatore del battito cardiaco già presente sulle precedenti versioni dei Samsung Galaxy e lo sblocco con l'impronta digitale. Può essere comodo o non comodo, tuttavia questo sensore qua è posto in parallelo, qua continua la linea delle due cam, forse per un senso anche di armonia dei pulsanti, senza stare a mettere due cam sotto lo sblocco. Questo magari comporterà non tanta comodità, perché vado a prendere lo smartphone, guardate, il mio dito va subito qua al centro dove c'è la scritta Samsung, in realtà io devo arrivare fin quassù per sbloccare lo smartphone, quindi forse non è che sia proprio lo sblocco più comodo in assoluto. Tuttavia il Note 8 si può sbloccare anche con il volto, con l'iride, quindi due possibilità frontali. Posso guardare lo smartphone e tramite l'apposito sensore si rianimerà lo schermo sia guardando il volto, quindi associato a una vostra foto che lo smartphone vi farà prima di inizializzare lo sblocco, oppure semplicemente con il rilevamento dell'iride, quindi l'occhio vede il sensore rianima lo smartphone, quindi altre due tipologie di sblocco. Batteria non removibile, ragazzi, 3300 mAh in questo Note 8. Siamo più bassi rispetto all'S8 Plus e al Note 7, dai 3500 si va sui 3300 mAh, tuttavia questo processore Exynos di ultima generazione non è molto avido di risorse, quindi riusciamo a bilanciare bene il consumo e le prestazioni.
La giornata stress è garantita, quindi non verrete lasciati a piedi dal vostro smartphone a metà della giornata, totalizzando all'incirca 5 ore e mezzo di display attivo, quindi un'ottima durata della batteria a mio avviso. Bellissimo display con possibilità di richiamare il pannello Edge come sul cugino S8, quindi richiamare i contatti e le applicazioni che usiamo più spesso. Il comparto hardware si completa con un processore Exynos 8895 octa-core di Samsung, una RAM da ben 6 giga, quindi difficilmente riuscirete a impallare o frizzare quello che c'è all'interno del telefono, veramente un telefono che non si bloccherà mai, una memoria da 64 giga espandibile con schedine micro SD, tuttavia lo slot è un doppio slot che vi consentirà di inserire nativamente due SIM. Questo per quanto riguarda la versione no brand Italia, mentre le versioni brandizzate hanno solamente la mono SIM, possibilità di una SIM sola. Come si riconosce? Basta voltare lo smartphone e nella scocca in vetro, qua, ragazzi, noteremo la scritta Duos. E se la tascabilità non è il punto di forza del Note 8, il peso è ben bilanciato. Per essere un telefono da 6,3 pollici, è pesante solamente 195 grammi, quindi Samsung riesce a tenere sotto i 200 grammi il peso del suo Note, che è un telefono impermeabile, certificato IP68. Alla ricarica rapida, supporta la ricarica wireless ovviamente, e ha l'ingresso di tipo C nella parte qua in basso. Aggiornato ad Android 7.1.1 Nougat con Samsung Experience 8.5. Presto, ragazzi, riceverà anche Oreo. Due gli swipe importanti, dal basso verso l'alto richiamiamo il menu delle applicazioni, quindi il drawer è nascosto, fra virgolette, e dall'alto verso il basso tiriamo giù il menu a tendina, il menu con tutti i toggles personalizzabili. Il software della fotocamera è leggermente ridisegnato dall'S8, abbiamo la possibilità di andare a fare foto in 4 terzi o a schermo pieno, guardate la semplicità, semplicemente premendo su questo piccolo pulsante, rotazione cam, flash e impostazioni. Nelle impostazioni le dimensioni delle foto vanno dai 7,9 megapixel per quanto riguarda il formato a tutto schermo, quindi 18,5 noni, ai 12 megapixel massimi in 4 terzi. Possibilità anche di aggiungere degli adesivi alle foto, quindi delle simpatiche faccine che vi renderanno più divertenti, ma queste sono piuttosto inutili per quanto riguarda la professionalità, l'uso diretto del Note e possibilità di zoom, uno per e due per, poi vedremo i risultati. Messa a fuoco live, veramente interessante, vi permetterà di andare a sfocare quello che c'è dietro al vostro primo soggetto. Questo effetto di sfocatura può essere modificato anche dopo che la foto è stata acquisita. E non manca nemmeno il Bixby Vision, ovvero la possibilità di inquadrare un certo soggetto e chiedere al nostro Note 8 di creare una categoria shopping oppure di cercare le immagini inerenti a quello che sto vedendo. In sostanza, farà una ricerca online del soggetto, vede che si tratta di una statuetta, di un Funko Pop e quindi vi darà tutte immagini inerenti alle statuette. Insomma, un metodo molto smart di interagire con i soggetti fotografati. E vediamo le foto che scatta questo Note 8 partendo da una foto al tramonto, al calar del sol, veramente notevole. Guardate un po' se la visualizzate a tutto schermo. Foto in ambienti, diciamo con luce artificiale, a delle statuette veramente ben riuscite. Possiamo notare anche la bellezza del dettaglio. Foto fatta a un primo piano, notevolissimo questo piatto di sushi. Andiamo poi a vedere una foto fatta con la cam anteriore, con l'inserimento delle faccine, delle mascherine, veramente non molto professionale, ma tant'è, arricchisce molto i vostri selfie. Foto fatta con la fotocamera posteriore, senza profondità di campo, e una foto fatta con la profondità di campo. Interessante notare che, a parte la bellezza della foto riuscita perfettamente, possiamo regolare la sfumatura dello sfondo, quindi la massima sfocatura dello sfondo, la minima sfocatura dello sfondo. Magicamente compare anche un personaggio sullo sfondo, vedete che altrimenti è completamente irriconoscibile. Ma andiamo avanti. Foto fatta a
a un ambiente, a un edificio in lontananza, quindi senza alcun tipo di zoom, non mi muovo, vado a mettere lo zoom 2 per e voilà, andiamo a aumentare la vicinanza all'edificio magicamente, zoom immediato e il dettaglio, ragazzi, se vado a zoomare è elevato. Per finire l'ultima foto con effetto profondità, veramente ottima, guardate questo cagnolino come è ben riuscito e anche su questa foto vi faccio vedere come sia possibile andare a elaborare l'effetto di sfocato post produzione, quindi da una sfocatura pari a zero a una sfocatura massima. Come su tutti i Samsung, pinch e sfondi e temi subito disponibili, categorizzazione per temi, solamente icone e loghi per personalizzare il display always on del vostro Note oppure del vostro S8, questo è un esempio, oppure tornando al pinch, aggiunta di widget e impostazioni home, griglia 5x5 oppure in tutte queste quantità qua che state a vedere qua in basso, oppure griglia della schermata delle applicazioni 4x6 oppure 5x6. Ed ecco come possiamo interagire con l'assistente Bixby. Bixby, how is the weather in Florence today? Tuesday looks like it will be clear with a high of 24. Bixby, the iPhone is better than Samsung. May have to agree to disagree here. The Samsung pipeline is bursting with creative ideas to come. In definitiva, ragazzi, il Note 8 è un telefono davvero completo a 360 gradi. È un borderless con un bellissimo display Quad HD Plus Super AMOLED, il rapporto 18,5 noni, veramente top. Ha una doppia fotocamera che garantisce una ottima qualità fotografica con possibilità di sfocatura di campo, un effetto bokeh di alto livello. Anche l'anteriore è veramente notevole, da 8 megapixel. È un telefono impermeabile, è un telefono dual SIM, è un telefono che ha possibilità di espandere la propria memoria, 6 giga di RAM. Il pennino va a completare un reparto tecnologico avanzato, quindi possibilità anche per i professionisti, per coloro che ci lavorano con lo smartphone, di prendere appunti, ritagliare immagini, condividere parole, frasi e prendere numeri di telefono e segnarsi vie al volo, così sull'ambient display senza stare a rianimare il telefono. Batteria, abbiamo visto, molto buona, come è molto buono anche il reparto audio. Quindi non ci sono particolari difetti su questo Note 8, può piacere magari o non piacere il fatto che sia un po' all'inghottino, che sia bello ingombrante, che pesi quasi 200 grammi e che il prezzo sia veramente elevato, 999 euro al lancio, online ovviamente lo troveremo sui 100 euro in meno, su per giù, insomma le offerte online variano di settimana in settimana, ma veramente questo Note 8 è il top per quanto riguarda la tecnologia e la qualità smartphone presente ad oggi, anche perché nel reparto telefonico, questa cosa non ve la segnala quasi nessuno, l'audio va in qualità HD, quindi si sente veramente una qualità audio pulita, profonda, veramente piacevole da ascoltare l'interlocutore. E la linea Wi-Fi, che sia a distanza, vicina, insomma dual band Wi-Fi, quindi per usare la banda 2,4 GHz e la banda 5 GHz, funziona perfettamente. Insomma, il Note 8 è un telefono che secondo me è ben riuscito rispetto magari alla delusione del Note 7 ritirato così presto dal mercato. Ragazzi, con questo è veramente tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi chiedo di lasciare come al solito un bel like e di iscrivervi al mio canale. Ci sentiamo presto qui su The Chasti e sul gruppo Telegram Amici di Chasti, dove possiamo parlare di tecnologia in generale. Ciao, a presto!